Ciao, sono Marco. Oggi vorrei parlarvi di questo elettroutensile della Ryobi, a cui non riesco più a farne a meno. L'ho comprato un paio d'anni fa, avendo poche pretese, dovevo fare un lavoro grosso, c'era una palazzina con tante porte e finestre, non ci stavano in ascensore le antine, allora ho deciso di comprarlo. Tanto, visto il prezzo, costa all'incirca 70 euro, ora ne costa ancora meno. L'ho visto ieri su Amazon a 67 euro spedito con il Prime. E niente, ho detto lo compro, se poi si brucia pazienza, visto che è dotato di tecnologia molto vecchia, non è brushless, è molto grosso, se vedete è grossissimo in confronto ai suoi concorrenti tipo quello della Bosch o quello della Parkside, sono molto più piccoli. E niente, l'ho trovato molto comodo, perché prima di tutto è molto maneggevole. Come vedete il collo è lungo e ha una gomma che quando lo prendete in mano, come si chiama? Rimane molto comoda la mano. Seconda cosa, ha un'antivibrazione. Io ho provato anche quelli dei suoi concorrenti, non hanno questa tecnologia che vedete qui così, c'è una molla, adesso non so se si vede dal video. Si muove, è un'antivibrazione. Quando lo usate su pezzi grossi di legno, io di solito lo uso su legni da 5 cm per 7, questo si sente che l'antivibrazione funziona e riusciamo a tenerlo molto stabile, rende l'attrezzo molto stabile. Poi, che dire, la lama si inserisce allungando questa levetta, vedete? Quindi anche questa è una cosa molto comoda perché quello che avevo prima di questo, ne avevo uno col filo, ci voleva una chiave a brugola ogni volta per avvitare e svitare le lame, invece questo rende l'attrezzo molto comodo. Qui troviamo una chiavetta a brugola che serve per allungare il collo qui. E niente, ora vorrei testarlo con voi, lo proviamo prima con un pezzo di legno e poi lo proveremo anche all'esterno. Lo proviamo all'esterno su un albero. Ho deciso di fare anche questa prova, di farvi vedere questa prova, perché nelle varie recensioni che ho trovato sui siti e anche su Amazon, il 99,9% ha comprato questo attrezzo per il giardinaggio. Quindi penso che anche chi stia guardando questa recensione, la maggior parte, lo voglia comprare, per questo motivo. Ora siamo pronti per testarlo, sul legno. Come vi dicevo prima, qui c'è la chiave a brugola. Serve per registrare il fine corsa. Il fine corsa si può registrare, come vedete, fino a 22 mm. Io comunque lo tengo sempre a raso. L'inserimento è a baionetta, tramite questa leva, vedete? Quindi è molto comodo. Poi il peso è una delle note nolenti di questo attrezzo, pesa 2,4 kg senza batteria. Inserendo una batteria da 4 A, il peso inizia a farsi sentire. Poi la potenza è di 3100 movimenti al minuto. Ora lo testeremo e lo faremo andare prima piano perché tramite il tasto si può regolare la velocità. Piano è forte, prima lo faremo andare piano così vi farò vedere come taglia, perché i legni duri è consigliato non farlo andare troppo velocemente, altrimenti la lama si bloccherebbe nel legno. Questo è un legno morbido, si taglia tranquillamente anche con una velocità abbastanza, anche al massimo della velocità. Vedete, così non è al massimo della velocità. Ora lo farò andare al massimo. Ora siamo pronti per uscire e testarlo sul ramo di un albero. Ora lo testeremo su un albero, anche se la lama è abbastanza corta.
La recensione del Seghetto Dritto Gattuccio, a mille nomi, non so neanche io come chiamarlo, finisce qui. Spero che vi sia piaciuta. Niente, il prossimo articolo che vorrei recensire è questo. Funziona anche questo molto bene, noi addirittura lo usiamo per tagliare l'alluminio. Spero di essere stato utile, se avete bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, scrivetelo qui sotto e sarò contento di aiutarvi. Alla prossima recensione.